Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Botazzoli. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenervi, di condividere questi video e di cliccare sulla campanellina Mi piace. Oggi faremo il tutorial di un paio di orecchini. Il materiale che vi serve per realizzare questi orecchini sono un ovale di questa grandezza. Per un paio di orecchini ve ne occorrono due monachelle, sei anellini aperti, del filato, io utilizzerò questo filato che è un color blu e di 0,50 mm. Poi vi occorrono dei cristalli da 4 mm, un uncinetto da 1,50 mm, una pinza e una forbice. Iniziamo il progetto. Iniziamo il progetto andando a ricoprire tutto l'ovale. Questo ovale va ricoperto eseguendo punti bassi. Ci posizioniamo il filo in questo modo, mettiamo sopra l'ovale, così, con l'uncinetto entriamo in mezzo all'ovale, prendiamo il filo, lo portiamo sopra, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto basso. Continuiamo, entriamo con l'uncinetto in mezzo, prendiamo il filo, portiamo sopra. Prendiamo il filo e entriamo eseguendo e andiamo ad eseguire un punto basso. Continuiamo, andiamo ad eseguire punti bassi. Poi in questo modo dobbiamo andare a eseguire i punti bassi. Andiamo a tagliare questo filo che ci avanza. Entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo, portiamo sopra il filo, prendiamo il filo e entriamo nei due punti. Continuiamo in questo modo andando ad eseguire i punti bassi per tutta la circonferenza dell'ovale. Abbiamo così eseguito un punto basso, abbiamo ricoperto tutto l'ovale, adesso andiamo a chiudere il lavoro e lo andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Entriamo nel punto che abbiamo fatto prima, prendiamo il filo, lo portiamo in mezzo, e lo facciamo rientrare nel punto, così lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso continuiamo, andiamo ad eseguire 3 catenelle, che sarebbe il nostro primo punto alto, una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo
nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto in questo modo. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. In questo modo non stiamo lavorando nella parte del rovescio, questa è la parte del dritto. Continuiamo in questo modo ad eseguire un punto alto, una catenella. Entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Continuiamo in questo modo per tutto il giro dell'ovale. Abbiamo così terminato il giro, lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo, adesso continuiamo il lavoro. Entriamo nell'arco successivo, andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo chiudiamo con una catenella. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco. E andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, prendiamo un cristallino. Lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella. Prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire un punto alto. In questo modo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, prendiamo un cristallino, posizioniamo sotto e lo andiamo a chiudere. Una catenella, una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, no, scusate.
Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, prendiamo un cristallo, lo posizioniamo sotto il lavoro e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, nello stesso arco e andiamo ad eseguire un punto alto. E continuiamo in questo modo, eseguendo un punto alto. Una catenella, abbiamo preso un cristallino, lo abbiamo chiuso con una catenella, siamo entrati nello stesso arco e abbiamo eseguito un punto alto. Continuiamo in questo modo fino a terminare il giro. Abbiamo così terminato il giro, chiudendolo con un punto bassissimo. Adesso continuiamo in questo modo. Eseguiamo 3 catenelle. Entriamo nel primo arco e andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle. Entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso. Catenelle. Entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle. Entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle. Entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso. E continuiamo in questo modo ad eseguire 3 catenelle, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire un punto basso. 'Continuiamo in questo modo fino a terminare il giro. Abbiamo così terminato il giro, lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo e questo è l'orecchino di oggi. Sono gli orecchini che abbiamo realizzato oggi. Adesso andremo ad inserire la monachella. L'andremo ad inserire prendendo la metà dell'orecchino in questa posizione. Inseriamo un anellino in questo modo, prendiamo la pinza e chiudiamo. Inseriamo il secondo anellino in parte.
all'altro anellino, prendiamo la pinza e lo andiamo a chiudere. E abbiamo chiuso i due anellini. Adesso prendiamo il terzo anellino, entriamo nei due anellini, prendiamo la monachella. Qui siamo nella parte del dritto, prendiamo la monachella dalla parte del dritto, andiamo ad inserirlo dentro nell'anellino e lo andiamo a chiudere in questo modo. E così abbiamo terminato gli orecchini. Questo è l'orecchino di oggi. Abbiamo realizzato. Il tutorial è così terminato e ci vediamo al prossimo video. Ciao.